Pippo Roberto, chi è che ha richiesto queste email? Chi sono state? Solamente le tue amiche o chi? O chi? Vabbè. Veramente non le conosco, quindi non lo Esatto, ma so. nonostante questo, e grazie di nuovo a Roberto perché leggerà le vostre email in diretta. Naturalmente lo vedete scritto sopra pressione, italiamica@canalitalia.tv se volete mandare un messaggio e il telefono fisso 049 87 33 101. Detto questo, vi ho detto che il tempo è tiranno, è stata una puntata la scorsa settimana che così un'ora e mezza è volata, eravamo davvero in aereo, Fabrizio, Bello. molto veloci, tipo un jet proprio. Bello. Ok, andiamo a presentare te, Fabrizio, ma non hai bisogno di presentazioni, io credo che tu da solo puoi dire, insomma, chi sei. Diciamo una chicca così per cominciare. Vogliamo parlare un attimo? Caro padre, e poi entriamo Sì, nella volentieri. puntata parlando perché volevo dire appunto e ricordare sia i nostri amici e amiche a casa e anche a te che la prima parte soprattutto è dedicata alla notizia che ha fatto più scalpore diciamo durante la settimana di cronaca, gossip, sociale, purtroppo dobbiamo fare anche questo insomma. E poi abbiamo il nostro angolo musicale perché tutto ciò ci rallegra tutto, anche se stasera avremo dei contenuti musicali non indifferente e non a meno della prima puntata. Allora, dici soltanto una chicca e passiamo poi sulla notizia che ha fatto più scalpore questa settimana. Sì, diciamo che una delle cose più importanti che sono avvenute negli Esatto. ultime settimane è la beatificazione del Santo Padre di Quindi. Giovanni Paolo II. Bene, Caro Padre è l'inno ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II e che è in circolazione in tutto il mondo. È la canzone, per grazia ricevuta, per fortuna, l'ho Sì. scritta io. Caro E padre. E caro conseguentemente. padre, bellissima, questa è una cosa che ci commuove perché io credo che appunto nonostante tutte le cose che accadono e le avversità che ci sono in questo mondo, è soltanto la fede che ci può far continuare a Certo. vivere e a vivere in La maniera fede decorosa. per estesa Poi, come parola, la fede è un po', diciamo, per esteso, ecco, sì. perché è come non perché dobbiamo avere timore, non commettere qualcosa che No, non è no, no, no. corretto, però la fede ci aiuta a superare gli ostacoli, Anche guarda, no? io penso che l'errore, già quando apriamo gli occhi il mattino commettiamo un errore. Cioè, Sì, certo. sbagliamo già. Cioè, Maristella, mamma mia, non bastano non so quante puntate per parlare ecco. dei miei errori, ragazzi, ma sorvoliamo. Però questo non toglie il fatto che la fede è una parola che racchiude non solamente la fede espressa nei confronti di Sì. quello che è un credo, cioè la fede in generale, a 360 A gradi. 360 gradi. Ora che parliamo di fede. Allora, nuovamente, signori, a me spiace di nuovo perché appunto ne hanno parlato tutti e continuano a parlare, sembra quasi una telenovela, però purtroppo nuovamente dobbiamo parlare di Sara Scazzi. Noi come parliamo, come scegliamo le notizie naturalmente da documentare nel nostro programma, attraverso le mail, attraverso i giornali, attraverso un sondaggio che facciamo anche noi stessi, diciamo con le altre reti anche minori o superiori alla nostra, che poi insomma alla fine siamo tutti uguali perché tutto ciò dipende soltanto da coloro che ci ascoltano a casa. E direi che insomma Italia Amica, naturalmente su Canale Italia, sta andando benissimo. E col vostro aiuto, signori, voi a casa, siamo nuovamente qui anche questo sabato. Ma volevo chiedere a Fabrizio, appunto, noi abbiamo questa usanza. L'artista, oltre a proporre, appunto, anche se tu sei conosciuto, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, facciamo così delle domande, ma neanche domande. Così parliamo come in un salotto, Certo, così in famiglia, ci come sono scambiamo, adesso. ci Esatto. scambiamo. E secondo te, come vedi questo fatto che continua ad essere clamoroso, sia televisivamente, gente che va ad esempio ai cancelli, così, che vuole vedere a tutti i costi lo zio, Misseri. Poi ecco, io una cosa che detesto secondo me, chiamarlo zio. Zio che cosa? Il signor Misseri. Era lo Certo, zio di Sara Scazzi, ma certo. comunque non dimentichiamoci che comunque ha aiutato a seppellire magari, a mettere questo corpicino in questo pozzo. Tu che cosa pensi di questo fatto così clamoroso? Beh, guarda, io sono un po' trito sulla cosa. Cioè, Ecco. io sono proprio contrario al gossip, della Esatto. cronaca nera, cioè della serie.
Bene, è accaduto, non è accaduta una bella cosa. Esatto. Cioè non è che hai vinto il Super Enalotto o ti è nato un figlio, sì. Cioè è morta una persona. Esatto. Fra l'altro una persona giovane, una persona molto giovane. Ora, che per un evento del genere qualcuno, cioè, colpevole, non colpevole, non sta a noi sindacare perché non abbiamo in mano elementi, non ce l'hanno loro, figuriamoci noi. Ma che un personaggio, una persona, diventi personaggio, io mi rifiuto. Allora, per cui lo zio, ma zio di chi? Di chi? Ecco, ma, siamo d'accordo su allora, questo zio, fatto. Lo zio, io mio ho sentito no. dei programmi di un certo livello dire lo zio Misseri. No, non è lo zio. Ma, è lo zio della povera Sara Scazzi. Questo, sì. Naturalmente il nostro programma, Fabrizio, perché tu forse appunto la scorsa settimana non eri qui con noi, noi chiediamo a casa che cosa ne pensano, come stiamo facendo noi. Certo. Cioè noi non è che diamo delle sentenze. Anche no? perché in tutte le case parlano certo, di questa cosa. Io ripeto, no? non siamo un tribunale, non siamo giudici, non certo. siamo avvocati. Però anziché fare come tutte le altre trasmissioni, che naturalmente parla l'avvocato, parla giustamente, spiegano come vanno i fatti, noi documentiamo tutto ciò che è qui nella nostra casa a Italia Amica. Per cui anche tu la pensi come me, far diventare insomma zio Misseri, è il personaggio, è la cosa, insomma, non è... No, ma no, tu no. chi credi, ecco, così, se vuoi dire, ma secondo te chi è che ha... Cioè, come è accaduto? È stato secondo te una cosa, non so, appunto come a volte si sta discutendo, che so... Io l'ho vissuta... Non penso che sia stata una cosa organizzata, non credo, non voglio credere questo, perché la povera Sara, insomma, andava sempre in questa casa, era come una figlia, almeno, come... Tu come pensi? Io l'ho vissuta come... La cosa che accade nel piccolo paese, nel piccolo sì. centro, che poi diventa, e non ci sono molte cose che distolgono esatto. l'attenzione di un essere umano, no? Cioè, ma questo senza togliere il fatto che non sono intelligenti solamente chi vive a Roma, Milano, Firenze, sì. no, non voglio dire questo, attenzione, cioè voglio dire semplicemente, vivendo in un paesino limitrofe, gli eventi eccezionali sono molto minori, per cui sì. la noia invade. Sì. Laddove, in uno spazio così piccolo, una sì. persona incontra un interesse per un'altra, è molto facile che questo interesse diventi l'unico pensiero no. mattina, pomeriggio e esatto, notte. Esatto, perché scusami, la controversia, cioè questa controversia, questa gelosia per sì. questo personaggio, ha fatto, secondo me, ha sì. fatto sì che fuoriuscisse la parte protettiva della madre sì. nei confronti della figlia sì. e lì è subentrato anche quello che è un po' quell'aspetto femminile. Ecco, io mi fermo qua, poi certo, non dico no, che non diamo sentenze, ecco, non diamo sentenze eccetera eccetera, però una cosa è veramente vergognosa sì. che qualcuno non so se qui qualcuno ci sta guardando, che qualcuno sì. Speriamo molto. Trovi del piacere ad andare a visitare la casa come se fosse la casa di Dante o un museo. È un orrore. Cioè, è veramente. Almeno veramente se è accaduto divassante. In quella casa, non lo ritengo insomma un bel turismo. Esatto. Sì. Turismo macabro, no? Capisci? Cioè, quello dire. Che sia anche all'Aquila, per esempio, vanno a vedere le rovine, senza esatto. pensare sì, che ma, lì c'è morta della gente, ma, oppure... Cioè, esatto. Vabbè, però già l'Aquila è una città, vanno a vedere comunque com'era la città prima, come è diventata dopo, però... Tu invece, Marco, cosa ne pensi di questo fatto così eclatante? Io la verità non ho proprio parole. Non hai parole, cioè è talmente... È una cosa squalidissima. Squalida, guarda anche la telecamera. È una cosa squalida perché... Cioè già... per quello che è successo alla piccola. Cioè, mi sembra che lo zio ha preso successo. No, perché per esempio, sì, ma infatti, no, ma che... anche Valentina, l'ultima intervista che ha fatto, no? Scusatemi se... ma dice, perché la gente fa questo? Perché ma io mi ricordo che prima di scoprire comunque che Misseri ha aiutato a capire dov'era questo corpo, quindi grazie a lui si è scoperto questo, vogliamo dire grazie a lui questo, ma anche grazie a lui, questa cosa macabra, ma anche grazie a lui insomma è stato complice di questa cosa, si è creato una confusione, non è incredibile, un santo. No? Queste ritrattazioni, queste cose prima dette poi no, poi esatto. sì, poi no, cioè. Però se ricordate anche all'inizio chi è che rilasciava interviste?
Chi è che andava? Comunque, insomma, Sabrina rilasciava interviste, chi parlava, gli altri dietro, insomma, chi hanno cominciato è stato loro a fare comunque tutte queste cose, farle diventare un gossip. Non senz'altro comunque i giornalisti che alla fine comunque fanno soltanto il loro lavoro, cioè danno documentazione dei fatti avvenuti. Per dire, però c'è un po' sempre... tipico, no? Quando si fa un delitto... Sì. Si torna sempre sul luogo del delitto, è come se loro fossero tornati sul delitto stesso, parlando delle interviste. Poi a prescindere se l'ha commesso il padre, la figlia o la madre, resta il fatto che comunque se stanno in galera, se sono indagati, un reato c'è. Certo. Cioè, comunque comunque c'è il reato di omissione delle prove, del corpo, comunque. Eccetera, eccetera. E se l'ha portato lì e l'ha buttato nel pozzo il corpo, ma appunto chiamarlo in diretta, perdonatemi, chiamarlo in diretta, ora magari a me qualcuno chiamerà e dirà come ti permetti eccetera, però dico chiamarlo in diretta, io non lo chiamo zio Misseri, io lo chiamo il signor Misseri. Sì, ma io voglio farti una domanda, sì, permetti. Esatto. Fosse stata tua figlia, sì. mesi e mesi che ci sguazza sopra, la pubblicità, esatto. le televisioni che richiamano attenzione e lì vendono la propria pubblicità. Ma i giornali che vendono copie sopra copie sopra copie, sì. Giornalisti che erano un'ombra e lì si possono mettere, magistrati, avvocati che comunque se ne fanno pubblicità. Sì, esatto. Ora, ma se fosse tua figlia, tu dormiresti la notte? No, guarda, ma infatti e allora voglio dire, per quale motivo? No, ma infatti si vede Concetta come sta soffrendo. Io penso che... La mamma di Sara, preciso Concetta, la mamma di Sara, si vede dagli occhi, ma infatti lei ha rilasciato poche cose giuste quando ha scoperto che comunque sua figlia era morta, non aveva più neanche la forza di... Cioè, guardate che ragazzi... Maristella, io sicuramente sì. I telespettatori che sono in nostra compagnia. Sì, mi raccomando, chi vuole dire la sua, il telefono 049 87 33 101, sempre scritto sovrappressione. Poi abbiamo l'email italiaamica@canalitalia.tv. Se volete dire la vostra, noi comunque leggiamo e naturalmente brevemente possiamo farvi parlare, insomma, e dire la vostra anche da casa, perché soprattutto siete voi a casa a fare il programma, ecco perché si chiama Italia Amica. Quindi, stavo dicendo, i telespettatori, che sicuramente sarà un pubblico... Ecco, perdonami Fabrizio, perdonami, abbiamo una telefonata. Sì, pronto Italia Amica, sono Maristella, chi è? Pronto? Senta, ma io sto venendo qui a Giada da sempre, dal primo giorno che si è trovata sta ragazza. Sì? Secondo la mia opinione... Aspetti signora, si allontani sempre dal televisore perché c'è un ritorno, si allontani un pochino, come si chiama intanto? Secondo me... Sin dal primo momento, sì. Quando hanno trovato la povera ragazza, sì. Che tutti si prendono pena perché quella è in galera. Io avrei messo tutta la famiglia attaccati in un albero come la petaccia, testa sotto, a piedi in aria, e cavolo se non avrebbero detto la verità. Ho capito, signora, io avrei ammazzato tutta la famiglia lì dentro, perché sono complici tutta la famiglia. Ma certo, a parte Valentina che non c'era, che era a Roma, però comunque... Valentina ha saputo e non ha parlato. Perché chi sa e non parla è la stessa cosa. È la stessa cosa. Da dove chiama signora così? Io chiamo da Milano, dal primo giorno che cercavo di parlare in televisione. Ah, è dal primo, ok. Dal primo giorno non ho avuto opportunità di parlare con nessuno, quelli che complici, tutta la famiglia. Oh, esatto, va bene, grazie. Perché lì non condanneranno a nessuno, glielo dico io, perché l'alma del delitto non c'è. Sì, signora. Quella dice che è stato quello. Non si arrabbi, non si arrabbi però, perché purtroppo... arrabbiarci non comunque, insomma, vedi? Ecco, grazie signora, la saluto molto, così diamo spazio a un'altra telefonata perché l'altra volta non avevamo davvero il tempo, la ringrazio molto. Quindi, come ha detto la signora, è tutta la famiglia, la gente normale arrabbia è arrabbiata, ma è arrabbiata, ma ha ragione, brava signora, ma ora io complimenti perché ha detto ha ragione, una cosa giusta, perché a chiunque, i telespettatori che ora ci stanno guardando, a chiunque purtroppo, chiunque ha sofferto o soffre o soffrirà della perdita di un caro. E tutti noi, cioè, sta nel nostro DNA
cercare di stare meglio possibile nel più breve tempo, cioè nel senso non voler dimenticare quella persona, cancellare l'attenzione. Però insomma farne diventare una telenovela. Però ecco, brava, appunto. Dare ecco le nozioni, oddio, ci sarà anche chi dirà, beh anche il vostro programma, no, perché noi siamo nel nostro salotto e stiamo documentando un nostro parere, ma non diamo a nessuno né